In questo tutorial dedicato ad Arcadia vedremo come poter generare quello che è un piano quotato e sfruttare quindi i punti quotati e le linee di discontinuità, linee di livello, per poi generare quello che è una struttura al di sopra del piano quotato e quindi creare uno sbancamento e applicare quello che è un solaio solaio a contatto con il terreno. Procediamo quindi sul menu terreno sul piano quotato. Qui ho la possibilità quindi di inserire quello che sono i punti di quotati di quota e man mano che io vado a inserire, vedete il punto, vediamo, le faccio vedere, zoomiamo appunto verso la vista di lavoro così lavoriamo un poco più vicino. Quindi piano quotato inserisco i miei vari punti. Parto da quota 0 per delimitare quello che è la mia porzione di area di interesse. Vedete, man mano io sto andando a costruire quello che sono i vari punti. Fatto questo, posso procedere a inserire poi una variazione di quota, quindi andando a inserire ad esempio altri punti quotati e vedete già si sta modellando quello che è il mio terreno di riferimento. Vedete, qui si è creato già una dislivello e ulteriormente potrei andare ad aggiungere delle discontinuità con delle linee. Ad esempio, andiamo a inserire una discontinuità nella linea 1,20 m e man mano quindi inserire una linea che mi va a delimitare quella porzione. Vedete? In questo modo sto man mano generando quello che è il mio modello. Una volta che ho definito quello che è il modello del terreno, posso utilizzare il modulo architettura, usare muro continuo e in automatico si va a definire quello che è il piano del livello di riferimento. Se vado al tasto destro proprietà piano, posso innanzitutto settare l'altezza base che di solito è 0, però riferita all'altezza sul livello del mare. Quindi, ad esempio, ora nel nostro caso lascerò 0, ma se ho necessità di rappresentare un piano quotato che si trova intorno ai 300 metri sul livello del mare, a questo punto io andrò a inserire il valore 300 metri qui in questo caso e tutto verrà traslato rispetto alla porzione di quota che io ho definito. E quindi potrò tranquillamente apportare quindi mia struttura rispetto al piano di riferimento piano quotato sul livello del mare. Ora vado a disegnare quello che è un muro, dei muri appunto di riferimento che delimitano quello che è la mia struttura di progetto. Ok, adesso vado a costruire semplicemente un riferimento, vedete, vado ad agganciare automaticamente quella che è la struttura e vedete si è agganciata perfettamente sulla porzione del terreno. Se notate, vedete, attraversa anche la porzione di terreno perché va verso il basso, perché parte dal piano da zero a salire e visto che qui eravamo una quota di 80 centimetri, quindi 80 centimetri sono coperti quindi dal terreno. Questo mi dà la possibilità di procedere dal menu terreno e usare la funzione sbancamento automatico. Sbancamento automatico, difatti, se mi avvicino al perimetro del mio edificio, mi permette quindi di creare quello di sbancare, di togliere quella porzione di terreno che si trova all'interno del mio edificio. Fatto ciò, posso procedere cliccando sul vano creato, quindi sul perimetro, sui metri quadri creati, posso procedere quindi cliccando su quest'icona inserire piano terra, andare a generare in automatico quello solaio del piano terreno a contatto quindi col terreno. Potrei andare anche doppio clic sulle proprietà e quindi vedete mi ha creato in automatico la struttura limite inferiore al pavimento, quindi sabbia, calcestruzzo, eccetera, più quelle che sono i dettagli delle finiture del pavimento. Questo perché mi permette di generare questa struttura. Ovviamente questa struttura la posso anche modificare, cambiare l'ordine dei limiti di riferimento della struttura, aggiungere, cambiare colore, eccetera, perché mi permette quindi di andare a creare quella stratigrafia tale da poterla vedere poi nelle sezioni. Vedete, qui inoltre c'è la possibilità anche di togliere quello che è il piano terra e lasciare solo un solaio come se fosse un solaio intermedio. Quindi piano terra, ok, andando a fare la mia sezione,
veloce, ok, vediamo che questa sezione è quella che vedo poi effettivamente, andiamo ad attivare, è quello che vedo poi della forma del terreno con la creazione delle pareti, dei muri, della stratigrafia del mio pavimentazione del piano terra. Quindi ho avuto modo di poter generare velocemente quello che è una struttura, una rappresentazione anche della sezione del mio terreno disegnato, quindi velocemente con dei punti quotati con le discontinuità. Grazie.